La musica. No, no, sono le parole. Sì, va bene. Ma senza il suono, la melodia, il ritmo, le parole non terrebbero. Ma proprio non vuoi capire, le parole sono le parole, l'invenzione di versi che sanno essere scarni, ruvidi, sarcastici, che non cedono alla retorica del sentimentalismo e che affrontano temi scottanti. Sì, vabbè, ma è grazie alla musica che... Ma dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori. Dove trovi una tale abilità compositiva? C'è la denuncia sociale, l'ironia, lo sguardo disincantato, ma anche la partecipazione emotiva, la speranza. Va bene, ma la musica viene prima e il verso si adatta successivamente con una metrica che deve rispettarne le esigenze. Inutile impuntarsi, è il verso che genera il suono. Lui stesso, Faber, dice che l'uso della rima o dell'assonanza nascono dal bisogno spontaneo di creare già nei versi un'unità armonica, un effetto sonoro autonomo e indipendente dalla melodia cantata. Era un poeta che metteva in musica. Senti qua. Questa mazzurca è scritta per gente un poco nostalgica, poi pertinente. Ci vorrebbe quanti sono sentire questa canzone che non va da nessun nei quartieri. Grazie.
nome mio personale del Centro Balducci il saluto più cordiale e amichevole a ciascuno di voi, un altro incontro di eccezione in questa sala. Questa sera abbiamo un ospite di eccezione che già abbiamo accolto con grande applauso, Don Andrea Gallo, che è un prete, un uomo e un prete conosciuto per il suo impegno di solidarietà, di cultura, di vivacità, di libertà e di responsabilità insieme, come diceva padre Turoldo, liberi e responsabili di fronte alla società, alle persone, a tutto quello che accade attorno a noi e ci interpella. Un ringraziamento a Giuseppe Tirelli, maestro, e al coro Le Colonne, a De Maglio, tutte persone amiche che hanno contribuito a realizzare questa serata. Non posso adesso nominare tutti gli artisti, i musicisti e i coristi che già abbiamo ascoltato per la qualità della loro espressività. Ecco, grazie di cuore, era solo un saluto. E anche Don Andrea subito vuole rilanciare un altro saluto a modo suo. Grazie Pierluigi, grazie all'orchestra. Io volevo dire una cosa, io non so, intanto la presentazione è che dovete capire, può darsi che io da un momento all'altro caschi per terra, perché non so, sono vecchio, fatemi gli auguri, fra un mese e tre giorni ho 83 anni. Oh, solo la testa. Allora, è mai venuta qui la Dorighesi? E glielo dirò io, ma Dori, cosa ti sei perso? Perché, allora, essendo vecchio, io ho uno staff, che come personaggio anch'io uno staff, no? Un tossico, una prostituta, un transessuale, un gay, un delinquente, 30 anni, omicidi, ex brigatisti rossi, ho uno staff meraviglioso. E allora hanno cura di questo vecchio. E hanno anche ragione, perché a volte dei dolori, io stamattina, sono andato a letto alle 6, se sono qui a un certo momento, allora in genere a volte non proprio sto male, allora subito loro si preoccupano, anzi vorrebbero telefonare prima, e a un certo momento finisce che è capitato rarissime volte, ma è capitato. Quindi io telefono e dice: guarda che Don Gallo sta male, tutti facciamo una novena per la sua guarigione, sai, tutti si preoccupano. Anche qui stasera in questo Friuli stavo per farvi, finalmente una volta che posso dire che sono un prete, stavo per farvi uno scherzo da prete, quindi, e pensa, guarda cosa avrei perso, Pierluigi, questo giornalista, di che giornale sei? Del giornale del Berlusconi, del Messaggero, questi giornali che quale informazioni ci danno, l'orchestra, mamma mia, ma qui, ma dovete andare alla Scala, guarda cosa avrei perso, guarda i bambini. Ho visto lì, a un certo momento ero mezzo addormentato e mi hanno fatto entrare nel cortile, mi alzo, oh porca miseria, ci siamo in Africa, che erano tutti africani. Dov'è un africano qui che lo vede? Vi voglio fare un esempio, è questo, cioè, è perché quando la mia amica Rita Montalcini e grandi scienziati ormai sanno che da milioni e milioni prime donne, i primi uomini, i primi bambini, solo gli omini, erano in Africa. È vero o no? Milioni, noi con sto peccato originale, con la Bibbia, boom, dopo 5 anni. Milioni, milioni, pensa che benedizione che abbiamo dell'universo, dell'amore infinito. Allora, neri erano. E io quando vedo un nero lo invidio, lo tocco, li faccio così, perché sono gli unici che sono rimasti normali sulla Terra. Guarda te che colori, guarda qui sono passati i vichinghi, i saraceni, noi liguri. Sono contento proprio, perché la mia vita è molto lunga e vi dico la prima cosa intanto, è come un film, è un film che si rispetta alla colonna sonora, è vero maestro? E qual è col rispetto, sono quasi fratello, anche con Vasco, tutti quelli che volete, però ancora l'altro giorno avevo lì la Fiorella Manoia e tutti, però la mia colonna sonora, io dico anche a loro, e loro lo ammettono, cioè, la mia colonna sonora da anni e anni, l'ho conosciuto un ragazzo, Fabrizio, no, che mi tirava la veste,
lì al centro storico, non devi stare sempre in chiesa, devi venire nei vicoli, no? Pensa che intuizione. Poi è bello che Gesù aveva detto ai discepoli: andate, no, noi siamo là in cattedrali che non finiscono più, tutti vestiti da carnevale, sai, rossi, verdi, no, no, quindi la mia colonna sonora, è stato detto già all'inizio lì, è la poesia, la musica, le parole, la voce, lo spirito di Fabrizio De André. Grazie di questa accoglienza, grazie.